è una presentazione Safond Martini, sabbie da fonderia, www.safondmartini.it. In collaborazione con Eurocart, precedenza all'ambiente, Cornelo Vicentino. Passiamo subito alla Serie D, Girone C. Porto Tolle Clodiense 3-0, Krasrepen Est 0-3, Legnago San Vitese 1-1, Montebelluna Real Vicenza 1-3, Pordenone Belluno 3-2, San Donà di Jesolo Tamai 3-3, San Paolo Union Quinto 3-1, San Bonifacese Giorgione 1-2, Sacilese Vecom 2-3, Trissino Cerea 3-2. Classifica apre Pordenone e Vecom con 23 punti, seguono i 21 punti del Real Vicenza, in seguito Clodiense e San Bonifacese con 19 punti, Porto Tolle 18, San Paolo 17, Cerea, Este, Legnago, Trissino con 15 punti, 14 per San Donà di Jesolo, Belluno 13, Giorgione, Montebelluna, Sacilese 12, Tamai 7, 6 per Krasrepen, Sabitese 3 e chiude Union Quinto con un punto. E allora, ottima vittoria anche quest'oggi del Trissino 3-2 contro il Cerea. Dovremmo aver collegato con noi il direttore sportivo del Trissino Valdagno, Davide Consolaro. Direttore, buonasera. Andiamo avanti, cercheremo di recuperare il collegamento con il direttore sportivo. Intanto possiamo anche vedere le immagini della partita di oggi tra Trissino Valdagno e Cerea. Abbiamo detto 3-2, una vittoria importante per la squadra di Pratico, che ha avuto tante occasioni. Qui la traversa al tredicesimo di Borriero, un Trissino Valdagno che ha di fatto sempre condotto la gara, trovando il gol al diciassettesimo con Trinchieri. È un Trissino che poi ha anche rischiato grosso di gettare alle ortiche un'occasione importante, perché abbiamo detto tante occasioni fallite da parte dei giocatori di Pratico. E qui il pareggio del Cerea al 33esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Tre minuti dopo però ancora Trinchieri, ancora di testa, da due passi a riportare avanti Trissino Valdagno. Quindi al riposo le due squadre sono andate sul punteggio di 2-1 per il Trissino Valdagno. Poi nella ripresa il Cerea è riuscito a trovare di nuovo il pareggio all'ottavo, e qui tante occasioni da gol per gli 11 di casa, e finalmente poi gli sforzi sono stati premiati al 43esimo con questa velenosa punizione di Capitan Roverato, che riesce a beccare l'angolino, complice anche il portiere del Cerea. È un campo piuttosto insidioso, e allora Trissino Valdagno si gode questi tre punti importanti. E adesso abbiamo il direttore sportivo Davide Consolaro. Buonasera direttore. Buonasera a te Nicola e a tutti voi. Abbiamo appena visto le immagini, ci è voluto il buon vecchio, non me ne voglia per vecchio, Roverato, l'esperto Roverato, per togliere le castagne dal fuoco. Una partita che Trissino Valdagno ha dominato, però fino alla fine si è dovuto soffrire. È stata una bellissima partita dove finalmente c'è stata una grande prestazione del Trissino Valdagno. È andata così, questa volta è girata bene a noi, un pizzico di fortuna ci ha aiutato. Ecco, tra le note positive, Mattia Masiero, che è arrivato, è tornato a casa, come avete detto giustamente, un rinforzo importante per il Trissino. Importantissimo sia per le sue qualità tecniche, fisiche e soprattutto umane. Un grande acquisto del presidente Cenciato. Ecco, ricordiamo Mattia Masiero, anche trascorsi importanti tra i professionisti, quindi sicuramente un valore aggiunto per voi. Un Trissino Valdagno che nelle ultime sei partite ha messo insieme ben 11 punti, solamente una sconfitta, quella di Belluno. Direi insomma un ruolino di marcia positivo in vista nella grande sfida di giovedì, il derby contro il Real Vicenza. Ma sicuramente sarà una sfida importante, non decisiva, e speriamo di giungere carichi, preparati, determinati come abbiamo fatto oggi. Bene, grazie mille direttore, buonasera, alla prossima. Grazie al direttore sportivo del Trissino Valdagno, Davide
con Solaro abbiamo detto giovedì Trissino Valdagno Real Vicenza, anzi Real Vicenza Trissino Valdagno, Real Vicenza che oggi ha vinto a Montebelluna 3-1 in gol Gasparetto, Beccaro e Belleri su rigore.